un progetto colossale per scoprire ciò che ancora non sappiamo dell'universo. È lo Square Kilometer Array, il radiotelescopio più grande al mondo, che nei prossimi anni rivelerà la natura di fenomeni cosmici ancora incompresi, testerà la teoria della relatività di Einstein, studierà le onde gravitazionali e mapperà grandissime regioni di cielo, scoprendo milioni di galassie di cui ancora non conosciamo nulla. L'idea di SKA nasce negli anni 90, nel 2019 termina la fase di precostruzione, mentre è fissata per il 2027 la conclusione della cosiddetta fase 1, che impegnerà le industrie, anche italiane, con 700 milioni di euro di contratti. La rete di SKA abbraccia 3 continenti. Le aree operative sono in Australia e Sudafrica, in zone desertiche e più che remote, per silenziare tutte le interferenze possibili della nostra società ipertecnologica, mentre il cuore manageriale è a Manchester. L'Australia sarà la casa di SKA Low, un complesso di centinaia di migliaia di antenne che operano in bassa frequenza su un'area di circa 200 km di raggio, mentre in Sudafrica trova posto SKA Mid, che opererà a frequenza intermedia con migliaia di antenne paraboliche che saranno distribuite in un'area di 3500 km di raggio. Ma come è nato un progetto così imponente? Ne abbiamo parlato con Grazia Umana, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e scienziata da anni impegnata nel progetto SKA. L'idea era di fabbricare una macchina per rivelare l'idrogeno. Allora, l'idrogeno neutro ha una transizione, una riga che si può osservare a 21 cm in tutto l'universo. E per effetto dell'espansione dell'universo, man mano che noi guardiamo a sorgenti sempre più lontane, questa riga si sposta sempre più a bassa frequenza, quindi era necessario, per poter osservare l'idrogeno per esempio nelle sorgenti cosmiche molto distanti, avere uno strumento che fosse sensibile e che operasse sempre più a bassa frequenza. Quindi maggiormente andiamo, cioè man mano che noi ci abbassiamo in frequenza, ecco questo è il significato di realizzare uno strumento come SKA Low, andiamo a vedere il segnale dell'idrogeno, che ricordiamoci è l'elemento più abbondante nel nostro universo, a distanze sempre maggiori. Quindi possiamo cominciare a studiare per esempio la formazione delle prime strutture cosmiche nel nostro universo. Quindi all'inizio degli anni 90 nasce questo concetto. La SKA Organization, no? Questi vari, cioè ben presto si capì che per costruire, questa era l'idea, proprio il prototipo di idea, no? L'embrione di idea, ed era chiaro però che per riuscire a rivelare questi segnali estremamente deboli bisognava mettere su uno strumento di dimensioni e caratteristiche mai viste, quindi era necessario avere uno sforzo comune. Quindi nel 2011 vari stati membri, e anche qui ci tengo a sottolineare che l'Italia è stato uno dei primi promotori, nel 2011 viene costituita appunto la SKA Organization, che ha gestito tutta questa fase di precostruzione. L'osservazione dell'universo grazie a SKA cambierà e di molto grazie alle sue caratteristiche uniche. Quello che è veramente peculiare di SKA è non solo la sua sensibilità altissima, no? Non confrontabile con nessuno dei attuali interferometri operativi in radio, il suo alto potere risolutivo, cioè la capacità di apprezzare piccolissimi dettagli delle radiosorgenti, ma anche la velocità di serve, cioè vuol dire quanto velocemente io posso mappare il cielo a una sensibilità molto bassa. Quindi SKA vedrà non solo molto meglio quello che adesso riescono a vedere gli attuali interferometri, ma lo vedrà molto velocemente e mapperà grandissime regioni del cielo. Quindi noi andremo a studiare radiosorgenti su campioni molto estesi, dando la possibilità anche di effettuare studi statistici, cioè qui stiamo parlando di milioni e milioni di galassie che verranno scoperte. Una grande sfida scientifica, ma anche culturale. Il 12 marzo del 2019 un altro tassello diplomatico di importanza fondamentale è andato al suo posto. È successo al MIUR, padrone di casa, il ministro Marco Bussetti. Per l'Italia è stato lui a firmare il trattato internazionale che istituisce lo SKAO, l'osservatorio che supervisiona la costruzione di SKA. È la seconda organizzazione intergovernativa per l'astronomia al mondo, dopo l'European Southern Observatory. È una firma che segna veramente un momento fondamentale per la nostra ricerca, specialmente nello spazio, e servirà per creare questa infrastruttura che
scoprirà nuovi orizzonti e comunque darà un contributo alla scienza fondamentale. L'Italia ha avuto un ruolo di primo piano nella... Sì, è stato fondamentale il ruolo dell'Italia, il ruolo strategico per quanto riguarda tutta la trattativa e poi la formalizzazione di quest'atto. Oltre all'Italia, gli altri 6 paesi membri del progetto che hanno firmato il trattato sono Australia, Cina, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito. All'evento erano presenti anche rappresentanti di India, Svezia e Nuova Zelanda, paesi che hanno partecipato attivamente a tutte le fasi negoziali, oltre che di Canada, Francia, Corea del Sud, Malta, Spagna, Stati Uniti e Svizzera, nazioni interessate al progetto e impegnate a tracciare il percorso per una futura partecipazione allo SCA Observatory.